Cari amici, ben trovati, un caro abbraccio da Ugo Floro, ben alzati, siete su Radio CRT, questo è Floro in tanti minuti, il nostro morning show che va in onda tutti i giorni, da lunedì al venerdì, tra le 7 e le 7.50 circa. Chi non sapesse cosa facciamo, ecco subito accontentato, lo accontentiamo subito dicendo che noi ascoltiamo un po' di musica, ma tra un pezzo e l'altro abbiamo sempre una conversazione con un ospite che ogni giorno è diverso, quando dal vivo, proprio qui nei nostri studi, quando molto più usualmente in collegamento telefonico, perché non tutti possono permettersi la mattina di arrivare alle 7 qui proprio nei nostri studi centrali. Oggi ci colleghiamo con la Costa Ionica, credo con Ciro Marina, dove abbiamo la dottoressa Maria Bruni. Maria, buongiorno. Buongiorno Ugo, buongiorno a tutti. Sei a Crotone o a Ciro? Sono a Crotone. Ah, bene. Non, sì. Ci siamo sbagliati di qualche chilometro. Allora, Maria Bruni è un motorino di sviluppo, ci conosciamo da sempre, ogni anno squaderna le sue grandi e belle iniziative per uno sviluppo sostenibile, compatibile con la natura. E ultimamente Maria è diventata presidente della Fondazione ETS Pinta, ed è una realtà questa, Maria, che si sta qualificando per quale ragione? Grazie mille per l'invito. L'ITS sono questi istituti che preparano i ragazzi diplomati che hanno finito le scuole superiori per acquisire una specializzazione. Ho capito. L'ITS si occupa del settore agroalimentare, agricolo e dell'enogastronomia. E proprio per questo noi ti abbiamo contattata, perché tu ci puoi dimostrare che c'è un ritorno, soprattutto a livello di gioventù, verso le buone pratiche agricole. E di questo, tra un pezzo e l'altro, parleremo con te in questa nostra edizione odierna a Radio CRT. Qui in Floro in tanti minuti con Maria Bruni. Radio CRT, buongiorno ancora da Ugo Floro, questo è Floro in tanti minuti, il nostro morning show. A proposito, ne approfitto per darvi il nostro numerino magico, il 335-1221-469, la nostra infoline WhatsApp, mandateci quello che volete, i vostri suggerimenti, le vostre richieste e, perché no, anche delle domande se le aveste. Oggi l'ospite di giornata è la dottoressa Maria Bruni, presidente dell'ITS Pinta, una fondazione che, il caso di dire, sta guidando molti giovani verso la riscoperta, se non addirittura la scoperta, del pianeta agricoltura. E i giovani come stanno rispondendo, Maria? Allora, i giovani rispondono bene, anche perché l'ITS li formano per il futuro, per l'occupazione. E purtroppo i dati, no, della disoccupazione sono molto alti, e c'è anche un forte scollamento tra le figure che chiedono le imprese e l'attività sia scolastica che formativa. E quindi, diciamo, qui che si inserisce, in questo scollamento si inseriscono per l'appunto l'ITS. Il nostro target di riferimento sono i ragazzi diplomati, soprattutto delle ultime classi, che soprattutto in questo periodo iniziano a chiedersi: cosa farò da grande, che facoltà potrò prendere. Incredibile, un tempo un ragazzo formato alla domanda cosa farò da grande non avrebbe mai dato una risposta che avesse, diciamo, fatto leva sull'agricoltura. Oggi invece l'agricoltura è la risposta a questa domanda, no? Esatto. I nostri corsi in questo momento sono sul tecnico superiore, nel settore dell'attiro caseario, nel settore ortofrutticolo, della dietenologia, e poi un corso del sulturismo, dell'enogastronomia e dell'e-commerce. Quindi, diciamo, come fondazione siamo andati a individuare dei target fondamentali anche per quanto riguarda la crescita economica e occupazionale di una regione. Certo, perché poi non si può fare a meno di privilegiare un approccio all'agricoltura in una regione, in un sud, che proprio da questa risorsa deve ripartire insieme al turismo. A volte può sembrare un modo di dire, proprio perché
e questo combinato disposto è usato e abusato dai programmi, dai proclami politici, però la verità è lì, insomma, sta proprio nell'agricoltura, una delle chiavi di rilancio, io direi di ricostruzione post-Covid del nostro tessuto economico-sociale. C'è Maria Bruni con noi nell'edizione odierna di Floro in tanti minuti, qui su Radio CRT. Rimanete con noi, tra poco torniamo a parlare proprio con la presidente dell'ITS Pinta. La nostra musica, ma anche i nostri ospiti, come capita ogni mattina tra le 7 e le 7.50 circa in Floro in tanti minuti. A proposito della quale striscia, io vi dico sempre di dare sempre un'occhiata alla nostra pagina Facebook e poi alle pagine di Radio CRT, sempre ricche di informazioni e di foto che vi aprono il mondo della nostra radio. Oggi noi abbiamo aperto verso la provincia di Crotone, dove abbiamo Maria Bruni, presidente di una fondazione che fa un lavoro di grande rilievo, la fondazione ITS Pinta, che sta instradando tanti giovani che sono reduci dal percorso delle scuole superiori verso la conoscenza dell'agricoltura come risorsa. Mi dicevi di tanti corsi che voi all'agricoltura dedicate, corsi anche abbastanza importanti, ben modulati, e quindi immagino facciate riferimento a delle professionalità specchiate, no? Per portarli avanti. Esattamente, sono corsi biennali di 1800 ore, 1000 ore tra aula e laboratorio e 800 ore di stage. E quindi diciamo, noi individuiamo i percorsi formativi con lo stretto coinvolgimento delle imprese, perché sono le imprese che ci comunicano quelle che sono le esigenze delle professionalità, e con le imprese anche andiamo a modulare quelli che sono gli argomenti, le tematiche che i ragazzi devono acquisire, quindi una forte acquisizione di competenze. Gli imprenditori poi vengono da noi in aula a svolgere l'attività di docenza, ma poi una parte dei ragazzi sono suddivisi e parteciperanno a svolgere lo stage nelle loro aziende. Quindi capisci bene che è un legame molto forte con le imprese, e questo è il segreto per un buon funzionamento di un istituto tecnico superiore, ma anche e soprattutto per creare occupazione, anche perché i ragazzi al di sotto dei 29 anni godono di fortissime Maria, ma un istituto tecnico superiore sostituisce il percorso universitario o può abbinarsi insieme all'università? Perché può qui stiamo abbinarsi, parlando di ragazzi che in pratica decidono di frequentare l'ITS subito dopo il percorso che hanno compiuto nelle scuole superiori, no? Esattamente, può abbinarsi, perché loro frequentando un solo anno direttamente possono passare e acquisire la triennale dell'università. La fondazione ad esempio ha stipulato un protocollo d'intesa con la facoltà di Reggio Calabria, la facoltà di agraria, e anche qui tutta la parte della programmazione formativa è stata concertata con l'università. Quindi frequentare un corso, diciamo, di alta formazione in un ITS non significa rinunciare al percorso di studi universitario? No, assolutamente no, assolutamente no. Il quid è nell'ITS è l'opportunità di imparare un mestiere. Ad esempio, si va più sul tecnico, insomma, no? Sul tecnico, quindi acquisizione di competenze didattica e attività proprio di esercitazioni in campo. Ad esempio, nel corso di ortofrutticola realizzeremo un impianto di acquaponica, quindi colture fuori serra, che è comunque una tematica fortemente stimolante, ma anche su cui anche nell'ambito europeo e nazionale si punta molto. Quindi davvero meritorio ragguardevole il vostro progetto didattico, ma soprattutto formativo. Rimanete con noi, Radio CRT. C'è Maria Bruni, presidente dell'ITS, la Fondazione Pinta, che sono l'anima del nostro spazio mattutino che va tra le 7 e le 8 meno 10 circa, dal lunedì al venerdì. Oggi condividiamo questo spazio con la dottoressa Maria Bruni, una cara amica, presidente di un ITS che sta avviando costruttivamente molti giovani verso
professioni agricole, professioni volte alla valorizzazione della risorsa agricola. Ci parlavi prima, cara Maria, dei tanti corsi che l'ITS Pinta Crotone, nel crotonese, tiene, però voi è chiaro che avete un raggio d'azione molto, molto ampio, perché il core business è a Crotone, ma è chiaro che tutti i ragazzi reduci dal cammino delle superiori, e quello avessero già compiuto, possono fare riferimento a voi. E come fare, Maria? Sì, e noi siamo in questo momento l'unico ITS del settore agroalimentare, i nostri partecipanti provengono tutta la Calabria, però sì, abbiamo anche l'opportunità di un'attività di stage fuori regione. Quindi noi abbiamo una sede amministrativa a Cutro, presso il Polo Agrario di Cutro, e una sede, diciamo, operativa su Crotone, ma anche su Cirò, perché su Cirò teniamo i corsi del settore vitienologia. E quindi, diciamo, in questo momento siamo sdoganati su tre sedi. Per contattarci abbiamo un indirizzo ovviamente mail, che è segreteria@itsagroalimentarecalabria.it, o la nostra anche pagina di Facebook, ITS Pinta, che è molto consultata soprattutto, certo, dai nostri ragazzi. Considerando che siete l'unico ITS, quindi l'unico istituto di, superiore di formazione in materia agricola e anche enogastronomica, a questo punto direi è importante saperne di più, e tu ci hai dato le coordinate proprio per approfondire la conoscenza di questa splendida realtà, l'ITS Fondazione Pinta, la cui presidente Maria Bruni abbiamo avuto nel corso di questo nostro appuntamento. Maria, noi ti ringraziamo, torneremo a parlare con te man mano che ci saranno delle iniziative, cioè tutte quante quelle che verranno degne di menzione e di approfondimento. Grazie Maria Bruni. Grazie mille. Un abbraccio. Tutto nel corso di questi minuti che abbiamo condiviso con la presidente dell'ITS, l'istituto importante di formazione in ambito agricolo della Fondazione Pinta, Maria Bruni, la conferma che c'è un ritorno alla agricoltura, che c'è questa scoperta o forse riscoperta della risorsa agricola da parte di tanti giovani che, una volta finite le superiori, stanno decidendo di saperne di più, di formarsi, di lavorare molto per sviluppare l'agricoltura d'eccellenza e quindi arricchire il paniere enogastronomico di questa regione, di questa terra, di questo sud che tanto deve basare sull'agricoltura per rilanciarsi, e le opportunità ci sono tutte. E abbiamo avuto di questo, dicevo, una piacevole conferma attraverso la discussione insieme a Maria Bruni, che è stata nostra ospite tra un pezzo e l'altro di questa puntata di Floro in tanti minuti. 335-12-21-469 la nostra infoline WhatsApp, poi ci sono le pagine Instagram e Facebook, ma anche Twitter di Radio CRT, cui potete fare riferimento, ma non dimenticate la pagina Facebook di Floro in tanti minuti, il morning show che state ascoltando, e la pagina Instagram del sottoscritto Ugo Floro, andatela a cercare, ho bisogno di tanti cuoricini, anche così si cresce, anche così questo spazio può entrare nei cuori di tanti altri amici. La musica adesso. Beh, siamo giunti alla fine di questa ennesima puntata di Floro in tanti minuti. Dico ennesima perché non so veramente quante ne abbiamo fatte, qualcuno dice 250, 300. Una cosa è certa, siamo ormai avviati verso il quarto anno di programmazione. Io lo voglio dire perché all'inizio non mi aspettavo mica che noi potessimo andare avanti per tanto tempo. Invece la costanza, la serialità, per utilizzare un termine anche abbastanza abusato, ci han premiati, ma soprattutto ci han premiati la fedeltà di molti di voi che ci ascoltano, peraltro in un orario anche abbastanza così critico, no? Che è l'orario per molti del risveglio, dalle 7 del mattino fino alle 8 circa. E di questo vi ringrazio. Siamo davvero giunti alla fine. Io vi ringrazio, vi abbraccio e vi do l'appuntamento a domani. Saremo nuovamente insieme con almeno un altro ospite di giornata. Poi vi dico che subito dopo l'informazione seguiranno i programmi di Anna Maria Esposito dalle 9 in poi. Ancora prima, l'ho saltato e sicuramente mi ucciderà, c'è il nostro Luigi Grandinetti con il Gigi Show.
poi via via i ragazzi del Civico 111, Alberto Barbuto, il nostro pomeriggio importante con Luciano Procopio, fino a Notte Fonda. Radio CRT vi riscalda sempre con la musica e i suoi programmi, sempre così ascoltati, così seguiti, così ricchi di notizie. Un abbraccio, ci sentiamo domani. Ciao da Ugo Floro.